ragazzi di Fox e benvenuti in questa terza puntata di Titan Source, in cui cercheremo di battere i nostri soliti tre boss che cerchiamo di battere ogni volta. Questa volta sono preparato con una bella maglietta a tema appunto per il gioco. E vediamo innanzitutto dove stanno i boss, perché non ho più idea di dove posso trovarli questi maledetti boss. Allora, adesso siamo tornati di qua, diciamo, allo spawn. Aia. Vediamo se qua mi sblocca qualcosa. Ah, questi scalini. No. Vediamo qua, magari c'era una porta. Ehi, quanti pallini abbiamo colorato? Già tre? Ma l'altra volta non erano tutti quanti vuoti? Buono, sono molto contento. Proviamo. Adesso dobbiamo trovare altri boss da sconfiggere. Non so quanti dobbiamo sconfiggere per passare alla prossima zona e non so neanche quante zone ci siano. Spero che non sia troppo lungo il gioco, perché poi sono una certa. Aia, andato a sbattere. Aia, di nuovo. Guarda, sto provando ad andare giù. Vediamo un po' se si trova qualcosa. Qua vedo tipo delle lapidi. Oh oh. Altri due boss. Subito? Ti ho dato abbastanza velocemente? Ah, buono. Quel teschio? Sia lui il boss? No, raga, c'è. Che cosa fa questo? Oh, mi spara! Sì, 2000 ne spari. E 46. Dietro? Forse dietro lo devo colpire? Perfetto. Devo capirlo bene, perché penso sia un po' complicato. Mi mettessi qua? Come dovrei fare a colpirlo da dietro se lui si gira? Ah! Sì, ma io, cioè, se lui si gira sempre verso di me, come dovrei fare a colpirlo io? Cioè, non posso andarci da dietro. Non è che l'ho capito bene. Per fortuna qua il percorso è breve per raggiungerlo. Aia. Perfetto, proprio così. Difficile da schivare sti colpi, non è. Cioè, mica facile. Cioè, allora, lui si gira sempre verso di me, quindi io non ho la facoltà di andargli da dietro. Niente. Devo provarlo a colpirlo mentre mi spara, magari gli faccio vedere l'equilibrio. Non ho proprio idea, cioè sono morto già 2000 volte e non ho proprio idea di come si batta questo boss. Ho capito. Ah! Penso di aver capito. Forse è un'intuizione. Vediamo se riesco ad andarci da dietro, giusto? Facciamo giusto delle prove, dei test, diciamo. Ecco, proprio per così, perfetti questi test. Eh no, purtroppo si gira sempre verso di me, quindi io non ho capito come devi fare a sconfiggerlo. No, non ho idea, raga, davvero non ho proprio idea. Sono molto tentato di provare il prossimo boss, perché questo veramente. Raga, proviamo l'altro boss, perché questo veramente non l'ho capito. Dove sta? Qua c'è solo lui, scusatemi. Ah no, forse è qua sopra. Ah! Vedi? Vedi? No, è chiuso. Ma come? Ci sono, dice, due boss, invece c'è solo lui. Vabbè, niente, ci sta solo lui come boss, quindi non possiamo sconfiggere nessun altro. Tutte e due mi hanno colpito, proprio.
Ok, raga, io non so, non ho idea di come sconfiggerlo. Penso che devo colpirlo dietro. Magari provo di nuovo con la freccia. Aiuto! Provo a sparare laggiù la freccia. No, troppo, c'è troppo sopra. Penso che sia la tattica migliore questa, ragazzi. È l'unica che vedo possibile, perché non. Cioè, non ho capito che altro dovrei fare. Tirata, però non va. Pure dovrei averla tirata, cioè non. Cioè, forse non si sbatte così, ma non credo. Oddio, l'ho preso! Come? Come l'ho preso? Come l'ho preso? Non lo so. Guardate, la freccia è stata tutta un'altra parte. Ok, allora avevo ragione io, si doveva fare da dietro. Mamma mia, il volume. No, si è bloccato il video. Scusate. Non lo faccio più, giuro. No? E l'altro era, io non so che fine, dove sia l'altro boss. Ma intanto qua salviamo. Qua ci dovrebbe stare un altro. Gli spogli non posso andare qua sopra. Poi spesso c'è qualcosa. C'è un passaggio segreto. Oh. Ah, qua? Ah, eccolo. Dove stiamo andando? Mi stanno andando dopo, voglio vedere un nuovo. Ah. Un'altra. Anima rotta e cerca la verità. Lesson Cambered, non ho capito che significa. Dell'ultimo. Meno qualcosa dell'ultimo. Ho speso un grande. Ho un grande oggetto per la abomination. Per cosa? Conoscenza, potere? Spero che ne valeva la pena. E come non ne vale la pena? Fai quello che devi. E che quello qual è quello che devo? Cosa dovrei fare? Non ho capito. Ucciderti? Dove stanno? Di che sto facendo della mia vita? Dove stanno? Oh, posso andare sulla barba. Ciao bello! Andiamo di qua. Bye bye! Oh, così, proprio semplice semplice. Senza porre resistenza. Ah, fosse tutti così, che bello. Allora, questo episodio sta andando veramente veramente liscio. GG, semplice semplice, proprio un altro boss. Vabbè, torniamo giù. Però mi ha fatto una grande pena, cioè mi è dispiaciuto che si è lasciato uccidere senza niente, cioè senza porre resistenza alcuna, senza dire niente. Mi è proprio dispiaciuto. Questo murales. Ah, sarebbe tipo la mappa del boss, tipo la piantina. Ok, siamo fatti questa altra zona anche. Va bene, però un po' cortino forse l'episodio, me ne fare un altro di boss, uno serio. Ah, e mo qua? Com'era? Giù? No? Giù? Ah, erano delle scale. E ora qua dovremmo aver fatto entrambi i segnalini. Oh, un'altra zona completata. Ok, torniamo indietro, vediamo un poco sullo spawn che ci dicono. Vediamo un po' se ci stanno completando altre due palline o solo uno sullo spawn. Ma erano tre palline, vediamo adesso quanti ce ne abbiamo di pallini illuminati. Ah,
Ah, altri due. Ah, vedi, quindi vuol dire tre boss e abbiamo finito? Quest'area? Questo gioco, boh? Ma dove vai? Proviamo a vedere se riusciamo a trovare un altro, poi magari gli ultimi due ci riacciamo il prossimo episodio, oppure se vedo che è tosto ci riacciamo tutti il prossimo episodio. Non lo so. Allora, noi prima eravamo andati tipo a destra per i primi boss, siamo andati sotto per il secondo. Proverei ad andare a sinistra. Ciao, un bel tizio molto simpatico. Oddio, questa è contorta, questa zona. Proviamo ad andare qua sopra. Però ho paura che poi torniamo indietro se andiamo qua sopra. Ah no, forse è qua. Nuovo boss, ragazzi, tutto per noi. Bustiamocelo insieme. Vediamo un poco. Una freccia gigante. Che è successo? Ma pure lui c'ha la freccia. Oddio, no. No, vai in mano. Sì, ma quante frecce c'hai, amico? No, raga, questo è tosto. No, questo è tostissimo. Vediamo, voglio vedere pure l'altro, voglio vedere un attimo l'altro e capire un po', forse è questo qua sopra, perché altrimenti, ecco, eccolo, secondo boss, vediamo un po' com'è, sire, sono rimasto malissimo, ve lo giuro. Ma sparisce. Mi ha bloccato. Ah, ho capito forse quando lo devo sparare. Ho capito, eh. Come se ho capito. Quindi allora i soldini mi bloccano. E vabbè, però non è giusto così. Nope. Ah, è difficile questo, è proprio tosto. Devo solo riuscire a sopravvivere per più di mezzo secondo. Devo andare di qua. Mannaggia, per pochissimo, la mia mira. La mia mira. Maledetta mia mira. Dai, ci siamo vicini su questo boss, me la sento. Certo. Ah, io mi dimentico che posso correre. No. No, allora facciamo così. Io lo attacco qua, così i soldi lui li caccia qua sopra. Aia! Però non è giusto che questo faccia i salti così enormi. No, giusto, è sotto, mi dimentico sempre. Mannaggia, troppo poca potenza. Nope. Uno, due. Niente. Devo cercare di colpirlo prima che lui colpisca me. Sperando che sia quello che devo fare, perché io comunque non l'ho ancora visto. Penso di sì, immagino di sì, ma non lo so. Scappa. Uno. Eeeh, stavolta sono andato molto più d'anticipo. Però comunque non è che l'ho colpito al centro se vedete la freccia. Però vabbè, facciamo finta. Cioè il gioco dice che va bene, per noi va benissimo, non è che ci lamentiamo, anzi. Ok, ragazzi, abbiamo fatto i nostri. Non è vero, ragazzi, non abbiamo fatto i nostri tre boss, facciamoci pure il cavaliere. Non abbiamo fatto un cavolo, perché quel boss non conta. Non vale, si è fatto ammazzare, ha fatto solo perdere tempo. Non c'è sfizio, non niente proprio. Vediamo questo cavaliere come si dovrebbe uccidere. Ah, io dovrei colpire la freccia.
Ma cosa dovrei colpire? Non ho capito io. La freccia dovrei colpire. Ah, ho capito. Eh sì, vabbè, sfonda tutto lui. Sì, certo. Avete visto? Però ho capito, devo colpire la freccia e subito dopo devo colpire lui. No, no, no. Niente. Non è facile però colpire quella freccia che si muove come. Poi lui diventa vulnerabile per veramente pochissimo tempo. No, pensavo di colpirla. No. E niente. Non è detto lui che lancia pure lui le frecce. Se non fosse per le frecce che lancia sarebbe facilissimo. Ed è appunto per questo che lui lancia frecce, se no sarebbe facilissimo. Ah no, se l'è ripreso. Ah. Madonna, mi ha mancato. Io continuo a correre. Ecco, se però gli corro addosso, lui mi distrugge. Devo beccare il tempismo giusto. Appena rilancio la freccia, devo subito fermarmi, mirare la freccia, l'alta freccia, quella che vola, e colpirlo. Lancia. E dai, non mi ha preso, stavo correndo. Come ha fatto? No, dai. E dai, non mi ha preso. Dai, l'avevo schivata. Ma dai, no, 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 raga, non mi ha colpito, no, no, no. L'ho visto bene. Guardate il replay, anzi forse me lo metto anche, ma non mi ha colpito. Ora, ora. No! Perché la freccia deve stare almeno mezzo secondo prima che io la posso lanciare? Cioè, guardate, se io premo, vedi, non la lancia. Devo tenere premuto. Perché non la posso lanciare subito? Tac, e la lancio piano piano. Mannaggia. Non ho avuto abbastanza tempo per caricare il colpo, se no l'avevo preso. Niente. Ah, è difficilissimo perché devo. Lui mi fa svenire, devo recuperare la freccia e colpirlo. Ho pochissimo tempo, pochissimo. Cioè non posso neanche permettermi di mirare e caricare il colpo. Niente, ci ho provato. Ragazzi, ci ho provato, diciamo il boss è molto piuttosto del previsto e già sto registrando da 45 minuti. Dovrò editare tutta questa cosa, dovrò fare varie cose, quindi purtroppo devo chiudere il gameplay qui. Comunque siamo fatti i nostri tre boss, diciamo quotidiani, settimanali, chiamiamoli settimanali. E niente, se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un mi piace, un commento, un'iscrizione, una condivisione. E vi aspetto al prossimo video dove ci vendicheremo del Cavaliere Maledetto. Ciao a tutti!